Buongiorno amici di Nova News 24. Negli ultimi tempi stiamo assistendo a delle puntate del Grande Fratello VIP veramente scoppiettanti. Ieri sera c'è stato uno scontro davvero da titani tra Edoardo Tavassi e Sonia Bruganelli. Ovviamente la diretta ha riservato tantissime emozioni, signorini, entra in studio e dà il via alla nuova puntata che nessuno si aspettava essere tanto particolare. Il primo tema della serata, l'ormai noto Van Gate, sembra aver portato alla separazione definitiva tra Antonella e Edoardo, e ci sarà anche un confronto tra i due. E proprio Sonia Bruganelli diventa grandissima protagonista. Oriana in settimana ha deciso proprio di avvicinarsi ad Antonella, e Sonia questa cosa l'ha vista veramente bene. La Bruganelli però attacca Tavassi. Seguo il Grande Fratello dalla prima edizione e raramente ho visto un concorrente più subdolo, manipolatore, opportunista e stratega di Tavassi. Succede il finimondo in diretta, tutti i VIP cominciano a replicare. Alfonso Signorini non riesce a tenerli quasi a bada, deve essere costretto ad utilizzare le parole un po' più pesanti, cerca di tenere in qualche modo a bada i vipponi dicendo che dovrà staccare i microfoni se continuano a parlare. I VIP vanno quindi su tutte le furie. Tu non ti devi permettere, dice Sonia, perché questo è il mio lavoro, tu inventi robaccia sugli altri. Interviene in difesa dell'amico Donna Maria, che parla anche sopra Signorini, il conduttore. A questo punto taci, ma l'educazione non te l'ha insegnata nessuno. Orietta invece ha un pensiero un pochino più soft su tutto quello che è successo. Diciamo che amici di Nova News 24, ieri sera è stato veramente uno scontro accesissimo che ha portato degli strascichi, sì, perché nella notte i VIP hanno avuto proprio delle vere e proprie crisi proprio per le parole della Bruganelli, e una ovviamente, Nicole in corvaia, potrebbe a questo punto lasciare la casa perché è in crisi seria. Ma questa è un'altra storia, seguitevi il prossimo articolo. Intanto diteci cosa ne pensate di quello che è successo e dell'attacco di Sonia Bruganelli ad Edoardo Tavassi. Se vi è piaciuto questo articolo mettete il pollice in su e seguiteci sempre su Nova News 24.